Il mondo è grande e ci sono molti paesi diversi dove si parlano lingue diverse, dove si vive in modi diversi da come siamo abituati noi, anche se condividiamo lo stesso pianeta, la Terra. Dunque, dobbiamo imparare a prenderci cura di noi stessi, degli altri e della nostra casa, la Terra. Ed è per questo che i paesi che si sono riuniti nell'Organizzazione delle Nazioni Unite attorno a un grande tavolo hanno discusso su come risolvere i problemi del mondo. E così hanno creato l'Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi globali. Globali vuole proprio dire che riguarda tutto il globo, tutto il mondo e le persone che lo abitano, proprio come te. Gli obiettivi globali servono per trasformare la Terra in un posto migliore in cui vivere, per tutti e per tutte. L'obiettivo numero 16 serve affinché tutte le persone del mondo vivano in pace. Purtroppo a volte, come sappiamo, non sempre c'è pace. I paesi si combattono e le persone sono arrabbiate le une con le altre. Quando c'è la guerra sono quasi sempre i bambini ad essere in pericolo e questo proprio non va bene. Perché non è colpa dei bambini se diversi adulti hanno scelto di combattere tra di loro. Ma molti adulti stanno cercando di porre fine alla guerra e alle lotte. E questo è molto bello. No alla guerra, sì alla pace. Quando i tuoi amici e le tue amiche litigano, cerca di parlare con loro per capire che cosa pensano, perché si sono arrabbiati. E se qualcuno ti fa arrabbiare, non urlare. Cerca di spiegare perché non sei d'accordo e trovate una soluzione insieme. Così si fa la pace. Mi raccomando, bambine e bambini, vi aspetto per scoprire insieme il prossimo obiettivo globale dell'Agenda 2030. Ciao! Obiettivi globali. Obiettivi globali anche per te. Insieme, quanti siamo tanti, ci stringiamo forza, tutti uniti ci miglioreremo. Ora c'è da fare, ora.